ci sono i Murloc? Sì. Si prende Paolo. Milhouse lo so che sulla carta è più forte. Però non mi sta piacendo dopo l'ultima patch. Quindi prendo Paolo. Almeno al turno 3. Preferito è tornato. Siamo pronti a cominciare. Robottino? Per lo meno un target per lo scudolino. Potrebbe fare la differenza. Omu, Cimvala. Bestie e draghi mancano. Quindi un po' di scaling si perde. Ok. Il mio pronostico è Bran morirà presto. Ok, Fischiari, ottimo. Interessante. Raffamone 1, Murloc. E ha pareggiato, quindi si è preso un piratino. Ha fatto compro Murloc. Stai andando bene. Vendo Hero Power. O ha fatto il Murloc 2-3. Noi dobbiamo dar per scontato che abbia preso quel pirata. Meglio sopravvalutare che sottovalutare. Minchia! Rendono più forte. Sempre meglio avere qualche servitore da giocare. Ok. Potremmo già triplare il prossimo turno volendo. Di vincere. E comunque è vero che... Omu, sei fortina, eh. È normale, super tier 1 Omu adesso. La battaglia è estenuante. Rimettiti in sesto e torna a combattere. Ma io triplo, me ne sbatto i coglioni. Ok. Continua così, forza. Ricordati sempre che non fa niente se si prende prole. Contro una fam devi comunque metterci tutto. Per essere più forte. Perché altrimenti prendi troppi danni. Ok. Interessante sta roba.
Però penso che farò level up 3-3 per i robot e mollo i demoni. Ok. Prossimo turno. Prossimo turno. Ci si potrebbe arrangiare con un level up hero power. Però perdiamo tutta la potenza di prole. Vediamo come sta messo Hai Reno. buone possibilità di vincere. Comunque c'hanno tutti i Murloc gli altri. Noi non abbiamo trovato neanche un Murloc interessante in curva. Buono. Grosso. Ok, con questi 6 però forse siamo troppo bassi per rischiare il level La battaglia up. Però infuria che merda, ragazzi. Prendessi il 2-3 e poi devo prendere anche il 3-3. Facciamo così, miglioriamo i 2-3-3, magari ci fanno dei value trade. Sembra buono così. Poteva fare molto molto meglio questo turno. Però purtroppo non c'era niente. Stai andando bene. E i 6 danni di prima si impediscono di fare level up hero power. 95%. Questa mi consola. Anche il positioning comunque abbiamo migliorato i nostri pezzi peggiori, di solito non si fa così, questa volta abbiamo fatto bene. Gran bel lavoro. Mantieni la pressione. Ora contro Rafan, un'idea potrebbe essere Hero Power. Lui giustamente avanti. Ok, riusciamo a reggerlo un turno? Spero di reggerlo un turno. Questa è una partita di sofferenza. Continua così, forza. Cento. Danni medi 5-11, tantissimi. Speriamo più 5 che 11. Era importante prenderne pochi qui. Ah, non fa niente. Capita a tutti ogni Qua tanto. non c'è nulla.
Bran con i demonelli, demonelli. Veleno. Sì. A parte questo. Coppia. La lasciamo dov'è. Facciamo Hero Power qua. E questo lo rimettiamo nel pool. Poi ci manca qualche roll ancora. Demoni non ne abbiamo. Cerchiamo elementali? No. Rollo. Mm. 3-1. No, rollo. Mi piace il tuo modo di pensare. Buono. Siamo verso la scan build. Solo 25% win. Pari. Pari, pari, pari. Adesso questo va sicuro qui e questo si rimette nel pool. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il disturbo. Assolda pure una di queste reclute. Niente, questo è importantissimo. Però non è abbastanza. Questo si rimette nel pool. Giusto, giusto. Si rolla. Questo entra. 6-4, 6-3. Via. Niente. Ancora un roll per un pezzo interessante. Meglio assoldare una recluta finché puoi farlo. Ma potremmo mandare fuori dei coglioni prole. Ok. Stai andando bene. Ancora il positioning un po' fuffa. Qua al 35% per piano. Vinciamo? Però ci sai fare. Contro i Shari che ne ha prese 12 da Bran, robot, due robot. Io farei Hero Power e level up qua. Level up. Assolda pure una di queste reclute. Qua non c'è nulla. Ok. Sotto non dovrebbe farcene. Sette Murloc. Adesso dobbiamo piccare Bran.
94%, se l'ho visto giusto. Dai. Non ancora. I tuoi servitori hanno davvero dato tutto. Ora rolliamo. Questo non ci serve. Questo sì. Serve Amalgadon. E Amalgadon l'abbiamo trovato. Non so se prendere le type per l'Amalgadon o giocarlo così. Ci sono i pezzi per migliorarlo, semmai. Va bene, un roll. Abbiamo Bran. Possiamo far partire il 2-3 però. No, 6-3. Quello farà un bel po' di danni. Ok. Tazza non la voglio, però si possono utilizzare gli altri due, ora che ci penso. Novantatré per cento, buono, buono, buono. Grande hit. Molto bello, Bran. Ma se troviamo un altro di questi, ci avviciniamo seriamente alla vittoria. Però adesso giocherei più solido prendendo gli altri due. Sto pensando se prendere Tazza, in modo da migliorare comunque la board. Perché il 22-4 difficilmente lo venderemo. Però ci sai fare. Sicuramente questi due vanno presi. Mi piace il tuo modo di pensare. A questo punto prendo anche questo. E gioco un bel turno adesso. Parte il 2-3. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il disturbo. Mi sento brilla. Ok, si rolla. La prendo coppia di Bran. È super mega greedy. Però effettivamente l'alternativa è scudo divino qua preventivo. Però comunque ho già due target per i veleni. Ma io ci provo. Io ci provo, non si sa mai. Tanto non mi sembra di essere debole. Ora però gestirei meglio gli scudi. Tipo, aspettiamo. Bran primo. Così, così. E teniamo separati i due veleni. Ok. Se lo facciamo direttamente così. Ok, purtroppo abbiamo messo questo di troppo, non ci voleva. Minchia.
10-15. Difficilmente lo utilizzi. Lo so. Infatti è per quello che dicevo che è greedy. Però dovessi triplarlo. Mettiti in sesto e torna a combattere. Sarebbe magnifico. Contro Murloc. 5 Murloc, quindi il positioning va leggermente diverso, così si rolla. Questo con Bran può essere buono, però contro i Murloc sicuramente no. Nada. Tazza. Prendiamo tazza, dai. Niente. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il disturbo. Assolda pure una di queste reclute. Va bene? Buon cleave per lui. Non mi aspettavo la Maldamore. Perché non me l'aspettavo? Dobbiamo aspettarselo. Ok, 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 ok. Buono. A casa non sto. Top 3. Non sono più arrivati in Murloc, però. Questo è fortissimo. Io lo dico sempre, fai le cose in grande o non farle affatto. Questo non ci serve. Ok, ci siamo ingrossati. Bran. Così. Così, così meglio ancora. Ok. Bravo! Ottimi trade. Top 2. Final boss. Però ci sai fare. Final boss, final boss. Questo è troppo piccolo. Questo ci sta. Bella scelta, molto tattica. Meglio assoldare una recluta finché puoi farlo. Ma i pezzi? A questo punto si inculi Bran. Oh, c'è lo spazio ancora. Ok. Positioning, abbiamo detto. Così, così. Così.
Ronnie, quindi sei ancora Gerve ma hai cambiato postazione. Qua si vola. Siamo proprio forti però, Gerv. Siamo proprio forti, 92%. E anche il coso. Come facciamo, scusami, a essere così forti, dato che ha il... all'1-3 bastardo che ci countera. Dai, forza! Tre giusti. Voglio eliminarlo adesso. Sei e 5 e 11. Ciao! Uno! Primo posto! Secondo, primo, primo. Minchia che serata! Perdino!